Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. I nodi stanno venendo al pettine tutti in successione, inesorabilmente. La politica, l'informazione e Bruxelles sono state prese in contropiede. Un movimento di categoria, per quanto grande e importante nelle nostre vite, quello degli agricoltori, che rischia di allargarsi ad altre categorie e poi alla società. Un movimento che è presente anche, come abbiamo visto e stiamo vedendo, in buona parte degli stati europei e si sta allargando. Ne parliamo oggi con i nostri ospiti nell'appuntamento del venerdì con Davide Rossi. Ciao Grazie, Davide. un saluto a tutti quanti. E benvenuto, un esordio qui al vaso di Pandora, al Leonardo Guerra, biologo molecolare. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, Leonardo, sembra la sensazione è che il sistema di potere Bruxelles, l'informazione e la politica siano stati presi un po' in contropiede, no? Da questa protesta. Stanno cercando di capire come devono comportarsi, come devono gestirla, direi. È Sì, corretta come sensazione? è perfettamente corretta perché quello che sta accadendo è visibile sotto agli occhi di tutti, insomma, anche l'imbarazzo con cui Sanremo stesso o la manifestazione di Sanremo si sta rapportando con questi giusti lavoratori che protestano per delle cose molto importanti, evidenzia il tentativo di guadagnare tempo per mettere in ordine le idee perché la sorpresa è evidente, non si aspettavano o speravano di poter gestire sul nascere queste proteste per controllarle e canalizzarle come fanno spesso di solito, insomma. Sì, certo. Sanremo, che appunto è un po' una summa, no, del potere, o se vogliamo anche del deep state. Davide. Infatti sta funzionando un po' da timpano per guadagnare tempo. Da timpano per guadagnare tempo. Davide. Allora, innanzitutto bisogna, dal mio punto di vista, dire che l'utilità di questa protesta è che per la prima volta, anche in ambienti mainstream, ha consentito questa protesta di mettere in discussione il cosiddetto Green New Deal, cioè questo totem, transizione ecologica che dovrebbe servire dalla narrazione del potere per salvarci dall'apocalisse del clima e che quindi ricorderete che, forse Carlo ricorda anche tu, che in una puntata di alcuni mesi fa commentammo addirittura un professore di filosofia del diritto, se non ricordo male, della LUIS, che ipotizzava il reato di negazionismo climatico, no? Quindi, diciamo, è stato confezionato attorno a questa narrazione un impianto dogmatico che squalificava immediatamente chiunque obiettasse, anche semplicemente obiettasse sulle modalità con cui questa cosiddetta transizione doveva essere portata avanti. Ecco, la protesta degli agricoltori, il consenso che si è creato a livello di opinione pubblica e il cortocircuito in cui anche e forse soprattutto la politica italiana è andato, consentono di aprire una breccia in questo muro che era compatto fino a questo momento, che squalificava chiunque tentasse di portare avanti analisi non convenzionali al di fuori del seminato da parte del potere costituito. Quindi sicuramente ha questa funzione, ha avuto questa funzione ed è una funzione fondamentale. Poi quello che c'è da aggiungere, sono varie cose da aggiungere che magari diremo nel corso della puntata, non tutti insieme, però sta mettendo in risalto, se ce n'era bisogno, la pochezza della politica europea e italiana. Cioè io sto assistendo, sto seguendo con un po' di puzza sotto il naso, lasciatemelo dire, il dibattito politico italiano su questa vicenda, Ma lì poi ti farò e vi farò ragionare su quello invece. Prego, prego, Davide. dove vediamo un scomposto affannarsi di ministri, qui stiamo parlando dell'ultimo scappato di casa, spesso. Non, queste due cose ormai non si escludono più, l'essere scappato di casa e ministro nel contesto storico in cui viviamo non sono più incompatibili, però diciamo nell'immaginario di cosa sono le istituzioni dovrebbero essere due cose incompatibili. Quindi dicevo, ministri che
dimostrando di non avere nessuna idea del mondo, dimostrando di non avere, diciamo, delle bussole culturali e politiche nella loro azione, che inseguono affannosamente e sconfessando addirittura se stessi e attaccandosi gli uni verso gli altri in una specie di pollaio politico per cercare di mettere il cappello più o meno maldestramente su questa protesta. E dopo eventualmente si potrà Basta entrare in poco, commento. Davide, basta, sta dimostrando i fatti che basta poco per mandarli in crisi, eh? Poco, basta Basta, poco perché ma poco niente basta, eh? quando tu non hai orizzonti culturali ben precisi che orientano la tua visione del mondo, quindi la tua azione politica, è chiaro che qualsiasi stormir di fronda, e questo è ben più che uno stormir di fronda, ovviamente, e ti manda in cortocircuito, non sai più cosa fare, non sai più cosa dire, quindi sei combattuto fra il dover mantenere un minimo di coerenza con quell'azione di governo che hai tenuto fino a quel momento e però l'affannoso rincorrere di un consenso in vista delle elezioni europee che sono di qui a pochi mesi. Lo spettacolo che ne esce è indecente. Lo spettacolo che ne esce ne è indecente, Leonardo. La politica sta cercando di mascherare il più possibile l'imbarazzo e la impreparazione. Proprio i soggetti politici, vediamo in questi giorni, no? I tentativi, se ne vogliamo parlare, della Meloni, proprio andando proprio nei vertici, no? Della Meloni, di Salvini, no? Beh sì, i vertici della politica non li conosciamo oggi, li abbiamo imparato a conoscerli in modo molto molto approfondito durante la crisi, la cosiddetta pandemia Covid, e si sta protraendo questo atteggiamento di esecutore di ordini che arrivano dall'Unione Europea, se non dagli Stati Uniti direttamente, e questo ruolo passivo li mette in crisi continuamente perché non sono in grado di avere punti di riferimento, essendo dipendenti, ma esecutori di ordini, di strategie, di pensieri altrui. Il vero problema è questo, e quindi io sono molto grato a questi agricoltori e a questi allevatori che finalmente trovano l'unità che il popolo italiano non è riuscito a trovare su altri temi addirittura più importanti, ma altrettanto importanti. E mi sto augurando che questo nucleo di unità trovi tutto il sostegno da parte della società civile, soprattutto da parte dei cosiddetti intellettuali, che sono quelli che hanno tradito il popolo italiano per primi, e che si possa coagulare un movimento che riporti la nostra nazione ad un livello di dignità e la nostra politica, cambiando le persone, perché queste si sono anche ormai dimostrate inadeguate, e si rilanci una possibilità di ricostruire il paese in termini che siano veramente degni di un paese come il nostro, che è l'Italia. Insomma, quello che hanno fatto nell'agricoltura negli ultimi 30 anni lo hanno fatto anche nella scuola e nell'industria, con un programma di distruzione progressivo e controllato. Se voi pensate solo, se solo voi potete. Pensate alla storia degli zuccherifici in Italia, cioè, noi eravamo leader nella produzione di zucchero da barbabietola, leader mondiali, oggi gli zuccherifici sono chiusi e noi importiamo zucchero di canna trattato chimicamente per sbiancarlo ed è l'unico prodotto che noi troviamo sui nostri tavoli tutti i santi giorni. Questo è un programma che stanno portando avanti. Ed è bene anche avere dei riferimenti del disegno generale, perché altrimenti pensiamo che sia il problema del giorno l'unica soluzione. In realtà va preso il toro per le corna ed è un toro abbastanza grosso che bisogna comprenderne nella Ecco, tra sua l'altro, struttura. parlando proprio del problema del giorno, no? Che sembra tutti problemi isolati tra di loro che si presentano quotidianamente, no? Sta prendendo consapevolezza, secondo te, Leonardo, il mondo dell'agricoltura nel suo complesso che l'UE lo sta sabotando? Perché l'intervista al leader dei trattori che abbiamo fatto i giorni scorsi è stata, direi, piuttosto significativa perché alcuni passaggi li ricordo di Danilo Calvani, intervistato qui da noi. Qui non è questione di diminuzione dell'IRPEF o di sconti sul gasolio o dei pesticidi, qui è una questione che in Europa ci sia solo un'agricoltura per l'elite, mentre la popolazione deve nutrirsi con farine di insetti e carne sintetica, diceva, no?
La gente diceva sì, si sta svegliando e ha capito cos'è l'Unione Europea nel suo complesso e questo ha detto che stiamo pagando adesso quello che si sta verificando, cito un po' dei suoi passaggi, le conseguenze che in atto adesso sono le conseguenze dell'essersi schierati nel conflitto russo-ucraino, le conseguenze stanno arrivando adesso, diceva. Beh, il fatto che l'Unione Europea non sia esattamente l'idea di Europa che abbiamo tutti noi europeisti è evidente. L'Unione Europea ha un disegno che non è quello che tutti ci auguravamo, ha un disegno che tendenzialmente schiaccia gli stati, ne toglie la dignità, li rende dipendenti e privilegia i sussidi a programmi di sviluppo delle eccellenze locali, e in questo tipo di strategia l'appiattimento verso il basso anche nell'ambito dell'agricoltura con il sacrificio delle terre da coltivare, perché abbiamo letto il paradosso che l'Unione Europea dà soldi agli agricoltori che non coltiveranno per i prossimi 20 anni i loro campi di terra, che è un ossimoro, un paradosso, una cosa inaccettabile. E con questo ragionamento di sussidio che puzza molto di corruzione, vuole portarci progressivamente ad accettare posizioni che sono insostenibili per una vita umana, ma che rientrano in un disegno di trasformazione progressiva del sistema nazionale ed europeo in particolare e dell'essere umano nella sua struttura intrinseca. Cioè, stiamo portando avanti il disegno dell'ONU 2030, l'agenda 2030 dell'ONU, che prevede, con la scusa del Green Deal, del cambiamento climatico, una trasformazione dell'essere umano, della società umana, a livelli che sono stravolgenti, per cui andare a fare in modo e ad obbligare progressivamente l'uomo ad alimentarsi con i prodotti che loro ti dicono, tipo le cavallette che sono un controsenso biologico, oppure con la carne brevettata dalle solite corporation che tu devi assumere, perché tu non potrai più allevare animali da carne perché produci CO2, cioè è un po' il gioco delle biotecnologie in ambito medico. Cioè, i prodotti generici non hanno prospettiva se non sono brevettati, che quindi sono sotto il loro controllo. È anche evidente che controllare il cibo vuol dire controllare le popolazioni, eh? Cioè, è Certo. l'ultimo anello di questo processo che è sotto l'egida dell'agenda ONU 2030, diciamocelo fuori dai denti. Ed è un processo che è iniziato nel lontano 1992, con l'agenda che allora si chiamava XXI secolo. Ma Sì. c'è un processo che arriva da lontano. È un processo che arriva da lontano. Davide. Lo dicevamo anche la scorsa settimana, quello che sarà fondamentale, lo snodo fondamentale di questa protesta è la consapevolezza politica che non si tratta di una rivendicazione di categoria, o perlomeno non dovrebbe trattarsi di una rivendicazione di categoria, ma di una prima breccia, come l'ho definita nel mio intervento precedente, a un disegno di dominio, un disegno di controllo delle popolazioni, delle masse, che, come diceva giustamente Leonardo poco fa, ha uno dei proprio passaggi fondamentali nel controllo del cibo. Cioè, se abbiamo ragione, e direi che insomma, ormai è difficile darci torto, quello che viene portato avanti è un progetto di maggior controllo sulle popolazioni, sulle persone, è chiaro che l'argomento sanitario e l'argomento alimentare, supportati da tutto lo sviluppo tecnologico cui siamo spettatori in questi anni, sono due tasselli fondamentali, perché la salute e l'alimentazione sono probabilmente le cose materiali più importanti nella vita dei cittadini. Per cui se tu, attraverso manipolazioni, attraverso pianificazioni centrali, attraverso tutta una serie di politiche che abbiamo visto e portate avanti in maniera violenta in questi ultimi anni, riesci a convincere le popolazioni a consegnarsi. Anche da questo punto di vista, tu hai aumentato in maniera fondamentale la presa su queste stesse popolazioni. Allora,
quello che sarà importante fare è, e mi rendo conto che qui mancano proprio, cioè cosa manca? Una delle cose che mancano in Italia a questa protesta è un punto di riferimento politico, non un referente politico forte, non c'è in questo momento. E non c'è perché diciamo, tutte le visioni del mondo che avevano accompagnato nell'Ottocento, nel Novecento, le popolazioni europee, le varie correnti politiche che abbiamo conosciuto, non ci sono più. Quindi punti di riferimento generali che abbraccino tutta la vita dell'uomo oggi non ci sono. E quindi è difficile offrire a una parte della popolazione o all'intera popolazione risposte a problemi che sembrerebbero essere presi uno alla volta, slegati l'uno dall'altro e che riguardano una volta una categoria, una volta l'altra. La volta scorsa ha riguardato quella parte della popolazione che voleva mantenere la sovranità sul proprio corpo, che si rifaceva a un principio, insomma, secolare, anglosassone, che è quello dell'habeas corpus, e che è stato calpestato. Stavolta ci sono degli agricoltori che vogliono rimanere padroni dei propri campi. Ecco, tutto questo, come si può, chi è in grado di offrirgli una cornice e dei riferimenti di pensiero generali che dicano la visione del mondo dei poteri di chi attualmente è al potere è chiara ormai ed è una visione organica dell'uomo, della vita e di come deve essere pianificata la vita delle persone. Poi non ci piace, ci piace, ma è abbastanza chiara ed è organica, progetto che viene da molto lontano, progetto che tutela determinati interessi forti. Ecco, noi cosa offriamo di altrettanto organico, di altrettanto complessivo e di altrettanto forte al punto tale da dare alle persone le motivazioni, ma non solo per protestare, ma per correre dei rischi e per progettare qualcosa di profondamente alternativo. E qui che ancora siamo molto molto deboli nell'avere un progetto complessivo alternativo a quello che è portato avanti da certi mondi elitari, da certe classi dirigenti internazionali. Sto Certo, stai parlando della politica tu in questo caso. parlando della politica, sto parlando della visione dell'uomo, sto parlando anche della filosofia, della visione dell'economia. Ecco, io ritengo che questa qui sia una grande occasione per coloro che hanno capito che i pianificatori centrali, i grandi pianificatori centrali, qualsiasi colore essi assumano, sono una delle più grandi iatture. Cioè, quello che noi dobbiamo riuscire a comprendere in questa fase storica è che gli individui, gli imprenditori agricoli, industriali, debbono rivendicare l'autogestione, la possibilità loro di sapere cosa è bene per gli individui e per le loro aziende. Smettere ma questo è un salto culturale e spirituale enorme, smettere di chiedere a qualcun altro che gli risolva i problemi. I problemi dobbiamo risolverceli da soli. Questo passa attraverso il rifiuto dell'idea che esistano dei soggetti a Bruxelles, a Washington o anche a Roma che sono immensamente più intelligenti di noi e che sono in grado di pianificare tutti gli aspetti della nostra vita. Vedevo Leonardo fare ampi cenni di assenso su questi passaggi qui di Davide. Condivido pienamente la visione di Davide, il punto è proprio quello di poter ricostruire dal territorio una gestione del nostro sistema, incluso quello agricolo, in primis quello agricolo, e che possa esprimere dei nuovi rappresentanti politici che siano in grado di coagulare le problematiche sociali che derivano dai singoli territori, e coordinarle per costruire dal basso un piano nazionale, dimenticandoci di poter far affidamento su un'Unione Europea che ormai ha dimostrato ampiamente che non è orientata a rispettare i territori e tantomeno le persone. In questo modo noi abbiamo una grande opportunità, perché se noi aiutiamo tutte le persone a riprendersi in mano consapevolmente, a diventare responsabili della propria salute, della propria alimentazione e della propria gestione della vita, allora potremmo puntare ad avere dei politici che non usano la pancia della gente per fare gli interessi delle corporation,
che se poi volete facciamo due ragionamenti su questo, ma che si mettano al servizio dei bisogni della popolazione che rappresentano per trovare delle soluzioni e dei piani di prospettiva per garantire al territorio dello sviluppo organico e sostenibile nel rispetto della persona umana. Qui è in gioco la dignità umana e la persona umana. Quando noi ci siamo occupati di vaccini, perché insomma, quando la gente che era preoccupata dei vaccini non si preoccupa di quello che mangia, gli manca un pezzo fondamentale, perché se tu non ti vaccini e mangi gli OGM, che oggi si chiamano TEA di primo o secondo livello per mischiare le carte, non è che il problema sia diverso, forse è peggiore. Se tu mangi gli insetti e tu non sei in grado come apparato digerente di digerire la chitina, tu ti ammali oltre ai parassiti che veicolano. È assurdo mangiare carne sintetica. Forse è quello sintetica. Che vogliono magari. Allora, pensare male si fa peccato, però se tu metti in piedi e unisci tutte le tessere, non è la prima preoccupazione per loro lo stato di salute generale delle persone. Non è per loro la prima preoccupazione garantire un ambiente che sia ecologico. Parlano di ecologia, ma ne parlano a sproposito, non sanno che cos'è, la usano solo per far leva sulla pancia della gente e convincere la gente a mangiare le cavallette, perché come fosse colpa sua il fatto che le loro industrie hanno inquinato i nostri mari, la nostra aria, la geoingegneria continua a spargere nei nostri cieli, non sappiamo cosa, ma potrebbe spargere di tutto. Allora dobbiamo veramente recuperare una consapevolezza che parte dal territorio e che trovi in persone di buona volontà e anche, diciamo così, spiritualmente predisposte a servire la gente, la popolazione e la nazione, perché oggi siamo di fronte a una delle situazioni di corruzione morale più forte nella storia del nostro paese e paragonabile alla caduta dell'impero romano d'Occidente. Sì, e siamo in un tornante della storia e noi ne siamo testimoni e cerchiamo di fare informazione, portare consapevolezza di questo. Davide, è un po' una questione, bisogna prima di tutto essere, è una situazione interiore, bisogna essere sovrani interiormente. Sì, è assolutamente così, perché poi lo vediamo, perché se noi ragioniamo solo delle soluzioni, chiamiamole politiche, ti accorgi che ti avviti alla fine, ti avviti dentro dei ragionamenti, dei modelli che poi puntualmente falliscono, che poi puntualmente tradiscono le aspettative. Cioè, noi abbiamo bisogno innanzitutto di non alimentare, anche noi che facciamo informazione, e qui devo dire sul vaso di Pandora c'è una particolare sensibilità su questo, abbiamo bisogno di stimolare le cose migliori dell'essere umano, cioè non l'odio, non la paura soprattutto, no? Che in questo momento è quella su cui certi poteri battono di più. Ecco, noi abbiamo bisogno di aiutare le persone, perché come fai a crescere interiormente, come fai a diventare sovrano di te stesso, di avere la tua sovranità individuale? Lo riesci a fare se riesci ad avere una centratura, se riesci a raggiungere un equilibrio, se l'intelligenza emozionale, l'intelligenza emotiva viene coltivata e portata avanti in un certo modo. Quindi finché noi saremo i primi, io questo ti ricordi Carlo, forse in una puntata ne abbiamo anche parlato, finché anche in questo mondo del dissenso leggeremo commenti, leggeremo messaggi di odio, messaggi di intolleranza anche fra di noi, non solo verso quelli che consideriamo avversari, e vuol dire che non siamo ancora maturi, che ancora saremo a lungo preda di determinati classi dirigenti che questi meccanismi riconoscono, che i meccanismi, insomma, un po', alle volte l'uomo è un po' come visto come un robot, come un jukebox, che se te spingi determinati tastini sai già che reagisce in un determinato modo. Quindi chi studia la psicologia delle masse, chi studia le neuroscienze, e a certi livelli ovviamente questi sono dei capisaldi di come si portano avanti i progetti di potere, sa benissimo che basterà schiacciare quel determinato tastino e avrà una determinata reazione. Quindi tu ne esci da quel meccanismo lì più che occupandoti di politica, occupandoti di te stesso, e cercando di diventare consapevole di quali sono le cose che
ti portano a reagire automaticamente in determinate direzioni. Se tu no, sarai divergente rispetto agli schemi che questi hanno nella testa, ecco che quegli schemi salteranno, ecco che non ci sarà più potere finanziario, potere militare che possa dominarti, che possa... La libertà, io me ne sono accorto in questi anni, che a me sta tanto a cuore, che è la principale mia bandiera delle mie battaglie politiche, deve essere però una libertà in primis interiore. Se tu sei libero dentro, allora potrai ritrovare questa libertà anche all'esterno, se no ti potrai sbattere quanto vuoi e non riuscirai a venirne a capo. Certo, sì. Certo, perché il mondo all'esterno è un riflesso del mondo interiore, poi ecco, se vogliamo dire, Leonardo Guerra, hai... Condivido pienamente, noi dobbiamo promuovere, ed è quello che dico da luglio del 2020, quando mi sono liberato, perché la libertà per me è uno dei principi irrinunciabili, e in cui ho cominciato a dire, guardate che l'operazione Covid è un classico cavallo di battaglia, il virus ha un'origine evidentemente umana, il vaccino fa parte del piano militare, quindi sappiate con chi abbiamo a che fare, cioè questi sono eventi programmati, strutturati, costruiti, pianificati, gestiti con intelligenza artificiale e con piani globali. Benissimo. E lì io, quando ogni tanto partecipo ad incontri dei cosiddetti dissidenti, raccomando sempre di non parlare mai, di non fare mai leva sulla pancia della gente. Noi dobbiamo ripristinare il processo esattamente contrario. Consapevolezza individuale, avere più persone possibili che sappiano di essere e vogliono diventare consapevoli di quanto gli accade, della propria salute, del proprio stile di vita, che non deleghi ciecamente a chiunque passa per la strada, il primo che urla più forte gli dia il proprio consenso, ma lo valuti per le coerenze, per le capacità, per quello che ha fatto prima e che per quello che fa rispetto alle promesse, e soprattutto di non accettare gente che fa il papà. Noi non abbiamo bisogno di leader che fanno il papà, abbiamo bisogno di leader che aiuti a far crescere la gente, la faccia diventare indipendente nei giudizi e che li accompagni e crei un processo virtuoso di ricostruzione, perché non siamo veramente nella condizione di poter ricostruire la nostra civiltà, che è stata, diciamo così, un po' attaccata negli ultimi 100 anni almeno, e però abbiamo l'occasione d'oro di poter ricostruire dei modelli, degli esempi, dei testimoni, dei nuclei di umanità su cui ricostruire la nostra società, perché noi ci stiamo giocando la civiltà, perché nel momento in cui questi signori stanno progettando di cancellare l'Homo sapiens sapiens, quindi il cogito ergo sum va abolito, sentimenti aboliti, libero arbitrio abolito, come dice Harari, è chiaro che noi se accettiamo questo tunnel vuol dire che diventiamo la nuova frontiera delle miniere da sfruttare, noi diventiamo materiale di consumo, i nostri segnali elettrici di tutti i tipi, compreso il DNA, stanno diventando, nella prospettiva del capitalismo, della sorveglianza, il nuovo Eldorado, e noi non possiamo accettare di diventare degli oggetti, dei QR code per essere trasformati in business sulla nostra pelle, e non possiamo non promuovere processi di ricostruzione interiore della persona da un punto di vista filosofico, spirituale, psicologico, dotando degli strumenti che gli consentono di giudicare in modo autonomo la persona che si propone a guidare un processo. Perché ormai il teatrino della politica è veramente di un livello talmente basso che, voglio dire, come si fa a non capire quello che sta succedendo? Basta guardare la televisione, basta guardare Sanremo, si capisce che i megafoni si sprecano, dove la propaganda, le esche ideologiche continuano a buttartele sul tavolo e noi veniamo usati un po' come dei bambini. Ma è a noi la scelta di essere dei bambini o essere persone adulte, e noi dobbiamo ricostruire la possibilità perché una persona adulta
scelga fra quello che loro stanno imponendo di tornare ad una regressione antropologica inaccettabile oppure di diventare e tornare ad essere un essere umano compiuto con il mondo dei sentimenti, con un intelletto che lo possa aiutare a vivere una vita degna di questa parola e che aiuti soprattutto i suoi simili a costruire una società che ha una dimensione e il centro sull'umanità e non sul business. Chiaro. Davide, diceva Leonardo Guerra, in politica siamo pieni di papà e poi questa è una fase storica che ha dentro di sé delle grandissime opportunità invece di evoluzione. Sì, perché c'è un terreno fertile, nel senso che le persone sono disponibili ad ascoltare, credo, oggi dei discorsi che un po' di anni fa non sarebbero stati pronti a recepire. Oggi c'è un terreno un po' più fertile per chi parla di libertà, per chi parla di assunzione di responsabilità nella propria vita, di avere la capacità appunto di uscire dalla condizione bambinesca, infantile, per la quale c'è un papà, diceva bene Leonardo, che può essere lo Stato, che può essere l'Unione Europea, che ti dice come ti devi comportare e ovviamente ti bacchetta se non ti comporti come devi. E per fare questo c'è, credo che questa degli agricoltori è un passaggio nodale, perché questa degli agricoltori è una categoria che, diciamo, dall'Unione Europea è sussidiata, no? Il settore agricolo, molti dei soldi dell'Unione Europea. Poi lasciamo perdere il giudizio su come vengono erogati questi sussidi, con quali Ma logiche. appunto, ma Davide, scusami, ma anche il sussidiare, no? Non è mica come il reddito di cittadinanza per rendergli alla fine dei dipendenti, voglio dire, perché è per non fargli fare le politiche quelle che siano nell'interesse della collettività, no? Alla fine. Cioè il sussidio, scusami, il sussidio alla fine è una droga, no? O sbaglio? Ma infatti quello che voglio dire è proprio questo, Carlo, quello che dicevi tu, cioè. Dato che in ballo in questo momento c'è una categoria che riceve molti sussidi da parte dell'Unione Europea, allora sarà interessante appunto capire questo. Ora, questa battaglia di questa categoria e da quello che tu dici dell'intervista che hai fatto a uno dei leader di questa rivolta fa ben sperare, è una questione per cui noi contestiamo la politica di questo momento, la politica agricola di questo momento, di questa Unione Europea e vorremmo degli aggiustamenti e vorremmo qualche beneficio economico in più o in meno, oppure rifiutiamo in toto l'idea che ci siano delle persone autorizzate a prelevare il denaro dalle nostre tasche e a distribuirlo secondo la loro pianificazione. Cioè il punto politico vero di svolta è questo, che riguarda noi come individui e le categorie economiche a cui ciascuno di noi appartiene. Noi vogliamo tornare ad essere padroni di come gestire oltre che la nostra vita, la nostra economia e non parlo qui noi come italiani, come Stato italiano che si emancipa dall'Unione Europea, parlo di noi come individui e come Esseri umani. imprenditori, esseri umani, e smettiamo di voler delegare ad altri che ci risolvano i problemi con i sussidi, con i divieti, con le strette, perché questa qui, l'Italia, è una repubblica ormai fondata sulle strette, non sul lavoro. Se voi guardate i giornali, ogni giorno c'è il governo, succede qualsiasi cosa, un incidente col monopattino, quello che va fuori strada, uno che sviene per strada, ci vuole la legge, ci vuole la legge, ci vuole la Lo stretta, ci scopo vuole la regola. è quello di imbragarci e restringere sempre più Ragazzi, gli spazi di ma libertà. siamo noi che lo chiediamo, cioè. Quando parlavo prima del robot, del jukebox, questi schiacciano un tastino, sanno già la reazione, loro sanno già che impulsi mandare alle masse affinché siano le masse stesse a chiedere di essere regolamentate. Cioè noi invochiamo a ogni piè sospinto una regolamentazione che contenga le nostre paure, che contenga le nostre ansie. Siamo disposti a barattare la nostra libertà con la sicurezza, che è una sicurezza del tutto illusoria, perché guarda che c'è, specialmente in Italia, ma in tutta l'Unione Europea, un profluvio di leggi, di regolamenti, di burocrazia che è sempre più asfissiante, che non risolve uno dei problemi di sicurezza dei quali chiediamo noi. Ecco, o noi capiamo che occorre invece deregolamentare e non semplicemente sostituire alcuni decisori con altri decisori più buoni. Ma la smettiamo di chiedere protezione e
ce la facciamo da soli la protezione. Ma guardate che in Italia, adesso vi dico una cosa, noi viviamo in un paese dove un'abitazione, per poter essere regolare, deve essere alta almeno 2,70 m. E noi ci sembra normale questo. Cioè io posso vivere, altrimenti me la possono demolire, solo in una casa che sia alta almeno 2,70 m. Ma che regola è questa? Ecco, cioè, per dire, è come il rapporto deficit-PIL che deve essere il 3%, non sono numeri che tirano fuori a capocchia, semplicemente per imporre il principio per il quale tu non sai cosa è bene per te, non sai neanche dove è bene, in quale casa per te è bene vivere. Io invece lo so No. e per il tuo bene te lo impongo. E se tu non rispetti questa cosa, ti faccio un mazzo così, ti metto sanzioni. Ecco, noi purtroppo siamo i primi che chiediamo questo, vogliamo questo. A ogni piccola cosa che succede, vogliamo la regolamentazione. Altrimenti è il Far West, signora A mia. loro non gli sembra, in alto non gli sembra neanche vero, e Chiedono quindi altro, non chiedono altro, non non chiedono chiedono altro. E altro. noi dobbiamo invece chiedere meno protezione, perché meno protezione fa sì che ci sia meno controllo. Facciamo contro il controllo, iniziamo a chiedere che ci proteggano di meno e impariamo a difenderci da soli e a capire cosa è meglio per noi nella nostra vita senza che arrivi il fenomeno di turno che ci dica che altrimenti qui chissà cosa succede. Guarda che Certo. questo sembra una banalità, ma la maggior parte di noi non vive così, eh? Vive chiedendo, invocando la regolamentazione, basta. Sì. Un finale veramente in crescendo. Leonardo, Davide, nel tuo appuntamento del venerdì lasciamo a Leonardo Guerra una chiusura sintetica. Beh, Beh, qui allora. ci sarebbe sull'intervento ultimo di Davide, si potrebbe aprire la seconda parte dell'intervista, eccetera. Un cappello finale. Io mi auguro che il movimento degli agricoltori possa coagulare la società intera italiana e possa muovere la consapevolezza della maggior parte, una buona parte degli italiani a comprendere che si deve tornare ad essere responsabili di se stessi e della propria nazione. Serve anche a comprendere che l'operazione Covid è stata la più grande operazione di condizionamento psicologico, per cui i comportamenti tratteggiati da Davide prima sono frutto di un piano che usa la dottrina del terrore per creare condizionamenti, per fare in modo che le stesse vittime, usando la leva della sindrome di Stoccolma, chiedono più sicurezza, più misure di interventi. Siamo di fronte in questi giorni a casi di danneggiati da vaccino che difendono l'obbligo vaccinale. Cioè, veramente hanno architettato qualcosa Come di. diciamo noi certe volte, Davide, in questi casi diciamo il commento missione compiuta Benissimo, da parte ma se noi loro. partiamo dal disegno che questi signori hanno e cominciamo a spiegare a tutti che il problema è di un progetto che ha come terminale finale la trasformazione dell'Homo sapiens in un uomo sintetico, quindi superfluo, perché l'intelligenza artificiale cancellerà moltissimi posti di lavoro e quindi quando sei superfluo, sei nelle mani di chi ti dà il sussidio e quindi devi fare quello che ti dice lui, perché altrimenti perdi il gettone del sussidio che oggi si chiama reddito di cittadinanza, domani reddito universale. Noi siamo una gabbia mentale che ci costruiamo da soli. È per quello che dobbiamo Certo. emanciparci da questi condizionamenti che sono forti, ma bisogna avere il coraggio di parlare alla gente apertamente. Certo, i concetti e i temi sono proprio giunti molto chiari e ripetuti varie volte. Io direi che questa è la conclusione perfetta del nostro appuntamento. Io ringrazio molto Davide Rossi. Grazie Grazie a te, Davide. Carlo. Grazie a te. Grazie, ricordo il canale Telegram di Davide e qui sotto nel testo di accompagnamento trovate il link per il canale Telegram di Davide Rossi. Grazie a Leonardo Guerra, ricordo biologo molecolare, a presto. Grazie a voi per l'invito. Buon Grazie, lavoro. grazie a Presto, tutti voi, arrivederci. amici ascoltatori.